siamo a Imola, sul mitico circuito del Santerno, teatro di sfide memorabile di Formula 1, e oggi in pista è la Clio Cup Italia a dare spettacolo. Siamo al quinto dei 7 doppi appuntamenti del campionato 2018, che vedrà il proprio epilogo ad inizio novembre sul circuito francese del Paul Ricard, un circuito che nello stesso weekend ospiterà le finali internazionali. La classifica provvisoria vede svettare Simone Di Luca, che ha calato il poker di successi a Monza con 145 punti, seguito da Felice Ielmini a 111 punti, Bostian Albieli con 74 e Matteo Pollini a quota 68. Qui alle mie spalle vedete la vettura che ha vinto la prima gara, la vettura di Ielmini. Quattro team diversi, abbiamo Faro Racing, Composite Motorsport, Lema Racing e S Corse, nelle prime quattro posizioni, a testimoniare il livello di agonismo in pista. Con tre doppi round da disputare e oltre 150 punti in palio, i giochi sono ancora apertissimi e nulla può essere dato per scontato. Con oltre 20 auto al via, la Clio Cup Italia si conferma il monomarca più amato degli italiani, e la Clio RS 1.6 Turbo una vera auto da competizione. 220 cavalli per poco meno di 1.100 kg, cambio sequenziale SADEV con attuatore elettronico al volante, un vero mix di emozioni e prestazioni. Inoltre, per questo weekend, Guido Meda e Emiliano Perucarfei lasceranno in redazione carta e penna per indossare casco e tuta per gareggiare nella Clio Cup Press League, il campionato di Renault Italia, riservato appunto ai rappresentanti delle maggiori testate del settore. Spettacolo e grande agonismo dunque sul circuito romagnolo nella corsa al titolo di giornalista più veloce d'Italia. Clio Cup Press League, dalla pista alla strada.